nostro archeologo che fino adesso ci ha supportato a tutti gli studi che poi in parte sono stati pubblicati, in parte no, ma che vogliamo approfondire. Grazie Paolo. Eccoci. Buonasera a tutti. Allora, io sono qui insomma oggi un po' perché volevo presentare anche le ultime ricerche che sono state fatte sul territorio e poi soprattutto anche per dire che assieme all'Associazione Procamorata e poi eventualmente anche col Comune volevamo quest'anno tentare di insomma, presentare una domanda di scavo ufficiale per la parte sommitale del colle di Camerata, lì dove doveva sorgere il castello del paese. Ovviamente una domanda di scavo presentata adesso è per un progetto che va avanti nei prossimi anni, cioè si immagina da adesso fino a appunto sicuramente se ce la confermano il prossimo anno, se no altrimenti anche per insomma gli anni venturi. Questa ovviamente potrebbe essere una grossa occasione per conoscere la storia contemporanea della distruzione del castello, ma anche e soprattutto ovviamente la storia dell'incendio, di cui sappiamo abbastanza, ma ancora non è stata approfondita fino alla fine, ma ovviamente la possibilità di una diciamo disciplina umanistica come l'archeologia è quella di poter scendere ancora di più, di sondare ancora di più i meandri della storia, arrivando, questo è il significato della parola, alle origini appunto dell'abitato di Camerata, che è quello che vorrei tanto insomma cercare di vedere e cercare di capire. Questo perché? Perché tutto quanto il territorio è stato ben studiato recentemente, soprattutto dalla Cattedra di Archeologia Medievale della Sapienza, che quest'anno ha pubblicato un volume sui castelli e l'incastellamento della Valle Sublacense, comprendendo un territorio che è soprattutto quello della media e alta Valle dell'Aniene, da Affile fino a Cineto Romano lungo l'Aniene. E durante questo progetto, che è dal 2008 che andava avanti, questo qua è il volume conclusivo, sono state affrontate varie tematiche e la ricerca archeologica si è approntata soprattutto sullo scavo della Rocca di Cervara di Roma. E la Rocca di Cervara di Roma, che ultimamente è stata anche restaurata e che quindi è anche diciamo, visibile, non visitabile, ma almeno è presentabile ed è visibile, e che ha fornito tanti dati. Il problema che rimane è che ovviamente l'archeologia, non essendo una scienza, non è una scienza esatta, non è una scienza matematica, fisica, chimica, per cui al mescolare di due o tre elementi si ha certamente un risultato, è una disciplina umanistica e ha bisogno di confronti, ha bisogno di soppesare come su una bilancia due casi di studio o magari anche di più per vedere se il risultato storico è lo stesso oppure ci dà dati differenti. Questi dati differenti da che cosa possono arrivare? Possono arrivare magari da chi ha incominciato a costruire sopra lo sperone di roccia di Camerata, un'impresa ardua. Ardua sarebbe adesso magari restaurare parte dell'abitato. Pensate nel 1000 quanto può essere difficile costruire un inizio di casa, un inizio di castello, un inizio di struttura ecclesiastica, per esempio. E appunto capire il perché sono andati fin là sopra a costruire, perché hanno fondato il loro paese lì. E la domanda non è affatto scontata, anche se ovviamente più costruisci in altura, meno il tuo borgo è raggiungibile, più ti senti sicuro, questo è certamente un dato di fatto, e poi soprattutto chi fu a costruire originariamente Camerata. Abbiamo molti indizi che sono storici, potrebbe essere stato l'abate di Subiaco, che voleva fortificare questa parte del territorio e quindi si voleva difendere o magari voleva avvistare eventuali diciamo, pericoli che arrivavano dalla Marsica. Oppure potrebbe essere stato anche il conte di Marzi, vicendevolmente, quindi o da una parte o dall'altra, o come indizi storici adesso ci appunto stanno
confermando, tutti e due insieme si impegnarono a costruire una serie di piccoli stanziamenti in altura che poi dopo divennero i centri abitati dei nostri maggiori paesi. Camerata, Cervara, piuttosto che Rio Freddo, o tutti quanti insomma i paesi della Valle dell'Aniene. Questo progetto potrebbe essere molto utile, perché? Perché effettivamente con le conoscenze che abbiamo adesso, ma anche con i molti contatti accademici che abbiamo man mano raccolto, potrebbe avere un respiro non solo nazionale ma anche internazionale. Potrebbe essere un progetto molto simile come stampo al campo che organizza l'associazione Prolaborata, solamente che è fatto di archeologi, quindi effettivamente di persone che si stanno formando o che hanno ultimato la loro formazione, interessate a incrementare le proprie conoscenze sulla disciplina e con l'occasione venire qui e dare quanto più possibile il proprio contributo per la conoscenza della storia del gruppo. Ovviamente non parliamo di una diciamo scampagnata né di una passeggiata, ovviamente sono sì, questo tipo di lavori effettivamente sono impresa, cioè nel senso sono dei lavori che hanno necessità di qualche fondo, insomma non così tanti soldi, hanno necessità di qualche fondo, fondi che si possono appunto reperire ovviamente in centinaia di modi differenti e che ovviamente bisogna porre tutte quante le possibilità sul tavolo per cercare di capire come è possibile fare. Allora io con questo piccolo vi saluto e dopo insomma parlerò un po' del catasto gregoriano e dei risultati che sono stati ottenuti dalla ricognizione fatta ormai 3 o 4 anni fa dall'Università dell'Aquila e dall'Università della Sapienza. E ora lascio la parola a... Grazie. Grazie.